questo è l'angolo più bello di tutto il Campello. Questo torrente si chiama Rian di San Bastian, cioè torrente di San Bastiano, perché sulla destra di questo quadro c'è una chiesetta che è di San Bastiano e che a sua volta ha dato un nome al torrente, ecco. E io ho inserito questo bell'angolo perché esiste davvero sulla natura, con quest'angolo, queste case che sono particolari. E, tra l'altro, ne hanno ristrutturata una che insomma non è che bianca così, hanno un po' deturpato, diciamo, quest'angolo, queste ristrutturazioni. Dopo io ho pensato di inserire in quest'opera, perché mi piace molto, un personaggio con l'ombrellino, una signora con l'ombrellino che praticamente sta passeggiando sul ponte di questo angolo, meraviglioso angolo di Sassello, che poi la località, questa località, questo gruppo di case è la località Pozzetto. E ho inserito questo personaggio che è un po' ispirato ai personaggi di Monet, che lui metteva nelle sue neficcate o nelle sue passeggiate, che dipingeva, no? Le marine dipingeva, le signore con l'ombrello, ecco. E quindi anche questo salice che l'ho inserito nel contesto di questo quadro. Poi quest'angolo qua, diciamo, da dove spunta il fiume, in fondo a questo viale di alberi che costeggiano questo fiume, ci sono anche queste oche che stanno pescando, si stanno divertendo, sono meravigliose. Ecco, e questo è un pezzo che è bellissimo. È 50 per un metro la grandezza di quest'opera, con questi pioppi che danno qualcosa di particolare al quadro. Questi pioppi che sono stati piantati un po' di anni fa sulle rive di questo torrente di San Bastiano. A Camogli. Camogli, chi non la conosce, Camogli, Camogli è famosa in tutto il mondo, quindi noi vediamo questa cattedrale sul mare così, su questa roccia, no? E appunto io ho voluto appunto mettere quest'angolo di Camogli che è il più bello, diciamo, la parte più bella, ecco. Che è sul, praticamente sul mare, sulla spiaggia, e con queste montagne dietro che la circondano. Poi ho inserito anche questa barca, questo veliero, che quel giorno lì che ho ripreso, ho abbozzato la scena, c'era questo veliero che si è ancorato lì, che da questa parte, dietro alla chiesa, c'è il porticciolo di Camogli, che ha un fascino particolare perché rimane un po' come in una baia chiusa, ecco. Anche se il porticciolo è artificiale, però dà l'impressione di essere una cosa naturale, è vero. Con questo cielo là siamo verso il tramonto, con quel rosa che incomincia poi nelle ore più verso sera diventa praticamente su quel rosso bellissimo del tramonto, eh?